dovete mettere le cuffie, cioè si stanno preparando. Michael Jackson, sei pettinatissimo. Cazzo, sei cappellata. Ma ci sono qui due meraviglie proprio. Anzi, una, scusate. Sì, una. Ci hai portato l'altro, un grande ospite, Tiziano Iannacci. Oppure Raul Cremona, cioè yes. Oppure Tiziano ci ha portato Raul. Ho portato Raul. La borsa, Raul, perché lui viaggia con i giochi magici, no? Adesso ce li fa, infatti, vero? Ho lasciato la mia Lamborghini sotto. Esatto, io gli gonfio le gomme ogni tanto. Buongiorno, bentornati. Eccoci. Un po'. Adesso proprio ci rilassiamo, ce la prendiamo comoda. Allora, dovete sapere che noi fra poco poi ascolteremo Ogam. E io ho detto, ma Raul, che cavolo vuol dire Ogam? Dovevo mettere, ascolta, il foglio davanti allo specchio e si legge mago. De prendere bandala, girare. Ci sono le istruzioni, però, che poi saltare l'occhio volendo. Vabbè, allora facciamo un po' di ordine, ragazzi, però. Comincia a pulire, dai, a fare ordine. Ecco, facciamo un po' di ordine, tenete pulito. Ha parlato il Swiffer. Siete qui per parlare di un grande progetto, sì. Oltre che di tutto quello che volete. Sì. Un progetto che parte da un docufilm, l'immenso Iannacci. Sì. Ecco, facciamo parlare Tiziano. Vai, sì, Tiziano. Abbiamo voluto fare questo, come dire, omaggio a Enzo, però non facendo Enzo, ma facendo gli amici di Enzo, e abbiamo creato questo docufilm, io e Saldi Martino, e tra questi ospiti c'è anche il grande Raul Cremona, che è un estimatore, nonché un conoscitore, insomma, della... Poi lui lo evoco e nei suoi spettacoli, per cui mi sembrava giusto, mi ha emozionato quando sono andato a vederlo, e mi sembrava giusto chiedergli un'intervista, se me la concedeva. Per Iannacci è qualcosa che appartiene a tutti noi milanesi. Assolutamente. Mio papà vendeva i dischi in piazza Cordusio quando ero piccolino, vendeva i dischi sul banchetto, c'era un banchetto, e portava a casa dei dischi, mi ricordo i dischi di Oscar Peterson, i dischi andavano una volta, e anche un disco di Iannacci che si chiamava La Milano di Iannacci, che è il primo 33 giri di Enzo Iannacci, che io mettevo su perché per assonanza ho imparato chiaramente a parlare milanese, perché papà parlava milanese, e vabbè, Iannacci in quel disco soprattutto fa dischi milanesi, Tite se no andava a Rogoredo, ecco, per osmosi, diciamo, hai appreso il milanese, il iannaccismo, e quindi è nei nostri cuori, lo sarà sempre. Cioè, esatto. Ne parliamo spessissimo, abbiamo avuto Paolo Iannacci ospite, che non è tanto grande, Paolino, esatto, quindi insomma capita spesso anche di ascoltarlo il grande Iannacci. Manteniamolo vivo, insomma. Nel docufilm come l'avete presa, insomma, tutta la sua storia artistica? No, in realtà è nata così. Io avevo in mente di, diciamo, intervistare gli amici di Enzo, perché poi si parla sempre del personaggio, ma poi tutto quello che c'è intorno è importante, perché è quello che lo caratterizza, no? Certo. Lui esce da tutto ciò, no? E infatti la visione che ne è venuta fuori di tutti gli amici è una visione pazzesca, che poi alla fine combacia, no? Perché poi tutti hanno degli aneddoti che tornano al personaggio, no? Lo caratterizzano, e tra questi anche Raul giustamente ha dato la sua visione. È la mia visione, poi però più, diciamo, lontana dagli ospiti che lui ha avuto, perché lui ha avuto, diciamo, gli ospiti, come si chiamano, i figli di primo divano, io invece ne sono il terzo divano, no, beh, capisci? Quindi c'è un album, lo faccio vedere, sì. Guarda, ce l'ho in mano io, ecco, perché molti a parte che siamo in diretta a Facebook, quindi salutiamo anche gli amici che ci seguono dai social. Questo è poi nato dopo, no? Cioè, se vuoi ti spiego un attimo la storia. Allora, dopo che tutti hanno dato la loro versione bellissima, da Batatuono, da Boldi, dalla Maionchi, da Paolo Rossi, insomma, Cocchi, ce n'è dentro veramente tanti. È ancora lì nel cassetto, tra l'altro, questo docufilm, non so quando... Cioè, quando è già stato girato? È stato girato, è finito, abbiamo 8 ore di girato addirittura, potevamo fare una miniserie. Perché no? Però, perché non sappiamo, l'abbiamo messo lì, adesso vedremo una come miniserie fa. Rai, secondo me ci sta, bisogna dirglielo della Rai. comunque noi ce l'abbiamo, sembra il minimo indispensabile in questo paese. Sì ecco. sarebbe bello. Un documentario molto bello, interessante, perché ci sono tutti i commenti di tutti i personaggi che l'hanno visto poi molto più vicino. Per esempio io, per esempio, il mio rapporto con Enzo è piccolo, ho fatto una trasmissione con
quella di Cocchi e Renato in Rara con Rai 2, e c'era Iannacci, e due volte lo incrociavo e non ci siamo mai parlati tanto, però mi diceva: tu fai il mago, poi però i giochi alla fine sembra che non riescano, invece riescono. Furbacchione. Poi una volta sono andato a trovarlo quando lui aveva il, come si chiama quel locale in via, il Boggio Umana, Piazza, certo, Corduzio. Chi se lo dimentica, è storico che Iannacci quando parlava non si capiva molto, no? C'è stata una ventina di minuti con lui, ci sono gli altri, e per tutto il giorno che ho tutti i giochi, spendi in francese, spero per 20 minuti sono stato ad ascoltare Enzo, diceva: va bene, grazie. Sì. Facevi le sporcature in mezzo, sì. Così fa. Va bene, allora, no, allora tornando... da lì poi è nato questo disco, perché dicevamo: va bene, facciamo il docufilm, ma ci vorrà della musica dentro, cioè non è che, è siccome io faccio l'autore oltre che tante altre cose, e ho detto: vabbè, ho un po' di pezzi con Sal Di Martino, ho detto: vabbè, cosa facciamo, Sal, mio coautore nonché amico, e dice: ma sì, dai, pam, abbiamo tirato fuori 11 brani cantati da Fabio Concato, Marco Enzo Ferradini, Iacchetti, Marco Ferradini, Marta Ferradini, io, insomma, un po' di gente, Sal, e abbiamo tirato fuori la colonna sonora. E tra questi, purtroppo, arrivando poi dopo, c'è arrivato lui. Io ho dei problemi con la mia casa, con la mia etichetta, la doccia Enterprise. Doccia Io incido sotto la doccia. Per la prima volta ho deciso di incidere il disco. Infatti è stato difficile, perché siamo dovuti andare a casa sua con i microfoni, lui mentre si lava. È un casino. Vogliamo ascoltare questo pezzo, Ogam, che se lo mettete davanti allo specchio si legge mago. Ma no, non ascoltiamolo, perché siamo qua. No, sentiamo. È un pezzo. Allora, Ogam, che se lo mettete davanti allo specchio si legge mago, cantato dall'Altremona. Ci sono arrivata perché me l'hai spiegato. Che guizzo, vuoi che arrivi? E sì che sono anni che fa la radio. Sì. Chi l'avrebbe mai detto? Con noi anche Tiziano Iannacci. Purtroppo. Sì, purtroppo. Che poesia che c'è in questo pezzo, mamma mia. Per far capire che anche il mago ha un'anima, chiaramente. Sì. Raul Cremona, uno scherzo, questo un trucco, pezzo. Alla fine, esatto. Poi però diciamo delle cose importanti. Ma sicuramente, Ogam, dovete leggere però il pezzo davanti allo specchio, che si legge mago, Raul Cremona. Anche ascoltato al contrario, poi, tra l'altro, perché c'è dietro un messaggio. Le tracce, vero? Ghost. C'è lui che dice di quelle cose al contrario. Cioè, fatelo. Se fai andare il disco al contrario, ci sono dei messaggi subliminali. Che poi ci stiamo l'ha rubata, sì. Paul McCartney. No, c'è anche quell'altro, quello John maledetto, Jefferson. Quello maledetto. Esatto. C'era un altro ancora che facevi. Quello dischi. Maledetto, il DJ lo saprà. Ormai adesso mi viene in mente. Ma c'erano anche le Zeppelin comunque. Sì, erano in tanti a fare ce n'è un altro i messaggi ancora. Gente che ti ha rubato un'idea non paga i diritti. Non paga, è vero. Mamma mia. Insieme a Raul Cremona anche Tiziano Iannacci. Abbiamo parlato del docufilm Immenso Iannacci. Esatto. Che aspettiamo che esca, sì, sicuro quando morirò uscire. Forse uscirà, no, dai, lavoriamoci ragazzi, se muoio prima esce prima. No, il disco è andato molto bene, soltanto che l'hanno stampato senza il buco, quindi è un po' un casino, bisogna bucarlo a casa vai lì che compri il trappo, 33 giri come si diceva, fatemelo inquadrare, ecco, si trova in tutti gli store, esatto, comprare con tantissimi amici di Enzo Iannacci, Concato, Marco Ferradini, Enzo Iacchetti, tantissimi altri, e in appendice appunto è uscito Ogam, e qui abbiamo fatto un bisogna sempre dire una cosa, che poi alla fine dal mio punto di vista le canzoni bisogna farle, basta. Oggi il mercato lo sappiamo com'è, c'è questa crisi che non si riesce a pensare come piazzare cose, però uno comunque deve fare canzoni. Io ho scritto tante canzoni, ce le ho anch'io nel cassetto, però le fai per te, perché le fai perché realizzi qualcosa di concreto, qualcosa che rimane, qualcosa che comunica, è bella, è piacevole. Poi il mercato lo sappiamo tutti qual è, ma a noi può interessare. Ma noi non interessa, non sono dinamiche di mercato. Noi non abbiamo il disco, poi scusate, questi pezzi possono essere inseriti anche in spettacoli teatrali, volendo. Infatti nascono così. Infatti stiamo aspettando che lui faccia uno spettacolo teatrale. Oppure può nascere uno spettacolo teatrale anche con le ispezioni di questo adesso film. Facciamo uno spettacolo teatrale per far sentire il pezzo, vero? Sì, no, io sono in pensione, quindi ho pensato
pensarci sopra bene. Cos'altro combini tu? Allora, cosa combiniamo? Tanto sto facendo questa trasmissione con Elettra Lamborghini e i Pumper su TV9, ecco, tutti i lunedì, bello, molto divertente, ambientino molto rilassato. Immagino. A demanda, sì, no, perché dopo anni di trasmissioni nei quali devi averla chiusa, devi riprendere, devi provare, finalmente esco fuori senza fare personaggi, mi metto a fare te stesso, che è divertente. È un tipo, è un tipo interessante e divertente, sì, come Raul, ok. C'ho, come si dice, ancora quei miei 45 anni da poter dimostrare al pubblico. Con tutti i capelli, sì, era preoccupatissimo per i capelli stamattina. Sì, c'hai un pettine? No, dico, ma tanto devi mettere la cuffia, guarda come sono messa io. Andare dal parrucchiere, sono lunghi e cotonati. E poi siamo a Manzoni da gennaio con il mio Festival della Magia, allora, ormai che è una specie di appuntamento classico a Milano. Esatto. Ballo tante cose, ma non ci voglio fare niente. E quindi mi marca meno fra tante serate sparse varie. Non mi piace fare voglia, teatro, sì, però attenzione, perché fare teatro oggi è come comprare un appartamento e arredarlo. Passano 4 anni prima di mettere insieme la scenografa, il regista, gli oggetti, le trucchi, il debutto, il predebutto. Certo, anche mettere insieme il Festival della Magia non è proprio uno scherzo. Quello è difficile, perché bisogna capire che in quel festival io chiamo delle persone che vengono da Taiwan, che vengono dalla Germania, dalla Francia, arrivano in un giorno alla mattina, provano loro le luci e tutto, io non provo niente, siccome lavoro quasi sempre in proscenio, sì, a volte non so neanche veramente, li ho visti magari prima in video, esco e presento quel, non so, Mickey Chow da Corea, conosco in grandi linee quello che fa, gioco le mie cose, poi lo presento tutto senza mai provare in un giorno solo, perché il teatro, se ce l'abbiamo un giorno prima, a parte che lo devi pagare, poi devi pagare 10 alberghi, 10 certo, ristoranti, certo, pazzesco. Insomma, prendo un consiglio, non fate teatro, non fate da soli il Festival della Magia, perché è difficile. Morate a fare in tanti anni, quali sono i, lo dico per gli appassionati, per quelli che seguono, per quelli che sono innamorati di questo festival, i miei guadagni sono nulli, nel senso che sono nulli, per il fisco, tutto quello che noi guadagniamo serve per pagare tutto quello che serve, esatto, per mettere in scena, però lo facciamo per amore, esatto, come questo disco, come questa canzone, vero, che sono fatte con il cuore, con il sentimento, esatto, con la gran voglia di comunicare. A mangiare andiamo alla Caritas, ma non abbiamo bisogno. Però devo dire che lui, adesso l'abbiamo detto a telefoni spenti, siamo in onda, diretta Facebook, abbiamo detto prima, okay, ma lui sta scalando le classifiche, ma non è uno scherzo, no, allora la classifica indie dove ci sono 300 fortunati che sono tratti dentro, lui è 59esimo, per cui davanti a certi personaggi conto importanti, ma sì, c'è dentro, sì, la qualunque, no, certo, cioè, ma anche lo dici, allora è un bel pezzo, e lui è 59esimo, è piaciuto anche in Cina, veramente è primo in Cina, sì sì sì, ho parlato l'altro giorno a radio cinese, esatto, t'ha chiamato. No, non so, però sono rimasto esterrefatto, adesso non so fino a che punto abbia valore questa independent classifica, una classifica no, funziona, indipendente, cioè, però funziona. No, è un gran bel pezzo, ragazzi. Sì, sento prima, non abbiamo faccio, vado a Sanremo. Fa niente se secondo poi uno, me, sì, uno non capisce ti subito chiamano, che Ogam deve mettere davanti il foglio allo specchio e si legge male. Vado fuori col presentare Ogam Gondario. Infatti detto, un bellissimo pezzo, peccato il titolo. Ah, sì. Non si capisce cos'è, demoni. Eh sì che sono anni che fa la radio. Mamma mia. Mamma allora mia, ricapitoliamo tutto, siamo in attesa di vedere il docufilm L'immenso Iannacci, saremo i primi a presentarlo quando e come sarà, volentierissimo, volentierissimo. C'è però intanto un bellissimo album canzoni per L'immenso Iannacci che vi faccio vedere, ma c'è che c'è anche un retro, prova a girarlo. Esatto. Tra l'altro l'ha fatto un grande artista, Angelo Perrini, che abbiamo fatto un contest, sono i scarp del tennis, scarp del tennis davanti, sì, sì, e dietro, davanti e dietro, giustamente, ecco. Fantastico, veramente bello. Grazie, grazie. Ed è qui c'è con noi anche Tiziano Iannacci, grande, sì, autore. Grazie, mi ha fatto molto piacere avervi qui, ragazzi. Grazie, è finito? Adesso è finito. Io pensavo di essere, cominciarmi a abituare. Ma voi qui potete qua venire quando volete. Cioè, si dice capito sempre così. Ma io, per l'assegno, cosa passo? Passiamo alla cassa per i soldi. Rispondi WhatsApp, che ti invito spesso, e porti anche, sì, Tiziano. Vabbè, sì, io porto perché sennò Lamborghini. Adesso guarda, noi chiudiamo con Merck & Cremons. Non so
so se conosci. Ah, Cacciarola, riconosco, sì. Sono andati a Sanremo quest'anno, di questa Rabasta con sto ragazzo. La gente mi ferma e mi dice: ma tu sei il papà di Merck & Cremona? Che cacchio. Sono Raul Cremona, mago di Milano. Sono tal mag di Milano. Ma scusa, posso chiudere con Ronzo? No, ti prego, sì, dai, salutaci con Ronzo. Ma quello che saluta. Ci sta pensando. Finito. Ho fatto un'espressione perché Ronzo lavora soprattutto di mimica. Allora, diciamo modestamente, indicativamente, malamente, che c'è troppa arroganza, ignoranza e volgarità. Io li faccio partire, 4 di intro. Grazie. Ciao a tutti. Grande. Adesso Martin Cremon, hands up. Hands up. Demonio, sono nato con...